Veramente? Veramente? Fa così tanti danni? Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di BTD6. Io come sempre sono Manulax e oggi vediamo un'altra scimmia ultrapotenziata. La scimmia di oggi è il sommergibile. Il sommergibile è molto potente, molto di qua, molto di là, ma ha un problema, ossia l'area di visione. Perché non vede distante nella mappa, vede solo nel suo raggio. Come gestirla? Come gestirla? Io proverei intanto a, visto che è qua, è comunque grande, vediamo se riesco a un po' fargliela vedere entrambe. Da sopra sì, no. Va bene. Secondo me qui è perfetto e vediamo come se la cava. Comunque i proiettili che inseguono un po', quindi i palloncini dovranno fare un po' di strada. Gli hanno aumentato anche la perforazione, prima era solo 3, invece arriva minimo 5. Va bene. Andiamo avanti velocemente, non alla velocità della luce perché andava troppo velocemente. E vediamo, il sottomarino è molto forte, almeno la strada sopra no. La strada centrale un pochino, la strada sotto molto forte. Non so quanto da soli possono fare. Boh, si vedrà. Si vedrà. Ho scelto una mappa abbastanza di acqua così che se la possono fare. Ma non ho neanche visto il Moab. Però ipotizzo è andato molto bene. Se li sta facendo facilissimamente. Vediamo contro un altro Moab, round 40, come va? Spara molto velocemente, i dardi che spara fanno molto danno. Ovviamente. Vediamo contro il Moab, quanti colpi servono. Anche ceramica se li cava, se la cava molto bene. Potrebbe avere problema contro il BFP. E se non ha problema contro il BFP, forse ce l'avrà contro il round 63. Vediamo. Tanto lo 000 se la sta cavando super bene. 59, 60, vediamo contro il BFB. Farà anche mo molto molto velocemente. Ha una buona prenotazione, tanti danni. Perfetto, andiamo al round 63. E round 63. Primo round di ceramica. Sono un po' tanti per lui. Sono un po' tanti per lui. Vediamo se gli do un po' di potenziamenti. E sparare più velocemente. Perfetto. Perfetto. Io continuo a dargli potenziamenti così per vedere quanto va avanti. Vediamo se riesce a superare lo 000 della partita. Il suo record. Mi sorprende più lo 000 che sono sicuro che mi sorprenderanno tutto il resto dei sommergibili. Round 78, super facile, 79, tra poco c'è lo Zoo My God. Adesso ce la fa, farlo scoppiare. Decisamente ce la fa. 82. Neanche una vita persa, neanche l'idea di una vita persa. Vediamo quanti tutti questi Zoo My God, come se la gestisce. Tanti, 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 troppi, forse da fare? Forse troppi da fare? No, perfetto, perfetto. Non c'è. Non c'è limite. Fortifica. Ceramiche fortificati. Saranno 40 freccette. E spara, spara, spara parecchio veloce da 000. Facendo tanti danni, tanta perforazione. È una torre mo molto, molto buona. Anche col boost del villaggio. Perfetto, 92.
ha iniziato a perdere vite adesso. Perché ce n'erano parecchi. Quindi, portata maggiore. Non fa niente. Ampio raggio. Immersione supporto. No? Vediamo quanti danni. Però hai fatto, fa un sommergibile. Perché gli altri, ok, fanno tutti schifo. Fa più danni, forse? I ceramiche li fa fuori subito. Ok. Ma veramente? Veramente? Fa così tanti danni? I mob li fa... Allora, i BFB abbiamo visto che li fa fuori. Ceramica. Il Zoma e God fa un po' di problemi. Però per il resto DDT riesce comunque a fermarli, avendo un ampio raggio e facendogli danni abbastanza. No! Il sommergibile mi sorprende sempre di più. Veramente. Mob rinforzati. I BFB, nessun problema. Reattore, nuova torre top. E dai, so che ce la puoi fare. Dai. E anche gli Zoma e God andati. Più o meno, intanto che resistono le cose. Quelli rinforzati, assolutamente no. Se magari facendogli così gli fa fare un pezzo più di danni, credo di no. È rossa cattivissima. Round 98. Non sapevo diventasse rossa con la cosa, però forse fa più danni. Sì. Mille al secondo per tutti quanti. Quando finisce il... Ok. No. I Zoma e God saranno la nostra rovina. Però. Al limite. Sembra sì che faccia leggermente più danno. Andiamo contro i DDT rinforzati. No. Non gli fa abbastanza danno. Vabbè. Comunque reattore GG. Sopravviviamo anche. Vediamo contro il bed. Non so neanche se magari fargli fare così a sto punto. Colpisce una sola volta. No, fa pochi danni rispetto a sommerso. Così. Rispetto a così. Ma così continua a sparargli. Ah sì, così non gli fa più danno. Mentre così continuava un po' a sparargli. Vai avanti veloce. Perdiamo. Che bello, ho registrato mezz'ora senza neanche essermi accorto che stava registrando. Perfetto, allora. Ricominciamo, non riesco mica a fare il reattore, quindi continuiamo a fare con il sottomarino la parte centrale. Vediamo. Molto velocemente. Da solo senza potenziamenti è arrivato fino alla round 80, iniziando a perdere qualcosina. Quindi dobbiamo fare con le frecce spinate e anche... quello rovente che tanto non cambia niente perché riesce comunque a distruggere tutti quanti i palloncini che riusciva prima. Vediamo come se la cava, se riesce a fermare adesso il super ceramica. No, non riesce decisamente a fermare il super ceramica, quindi missile balistico. Cosa? Bello! Vediamo quanto veloce va. Dai, su, comparite. Allora, a velocità per 10 non si vede niente. No, aspetta. A velocità normale si vede, a velocità per 8 si vede un missile fermo lì. Che è bellissimo. Un missile fermo lì che è lì. Invece per 50 non si vede assolutamente niente. Si vede solo che spariscono. Adesso tanto un po' di freccette. E per 100 no. Sì, per 100 decisamente no. Però. No, la 93 se la sta cavando molto bene. Vediamo quando inizieremo di nuovo a perdere qualcosina, io uso i potenziamenti
95. No, contro i DDT no. Vediamo, primo attacco, che non gli fa niente di più. Utilizzerei attacco preventivo, che dovrebbe all'entrata dargli un missile a tutti quanti, tanto per dire, visto che sei arrivato, buongiorno. Dovrebbe essere partire già in vantaggio. E volevo dargli pistole gemelle, con esplosive, tanto per... visto che non ce la facciamo contro il bad. Facilissimo. Facilissimissimo. 104. Nessun problema. 106. Sa che ci vediamo quando inizia ad avere qualche problema. Contro i tre bad, vediamo che problemi c'ha. Quando sono qua gli lancio un missile, tanto per dire che sono anch'io. I bad si fermano qua, a questo cerchio qua si fermano. Dai. Perfetto. Perfetto, anche 120. Vedremo il 140 come se la cava. Un po' più di problemi contro i Zomaigod rinforzati, a dire il vero. Che è il suo un po' più problemino. Per il resto, anche i DDT, mi aspettavo che facesse un po', che avesse un po' di problemi contro i DDT, invece. Vediamo se passano. No, non è passato niente incredibile. Sono iniziati a passare quando c'erano un bel po' di Zomaigod rinforzati. Anche i DDT recupera qualcosa. No. Anche i DDT c'ha grossi problemi. Qualcosina sì, qualcosina no. Dai, recupera. Ha un po' recuperato. Bene, 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 bene. Però abbiamo un problema contro il bed rinforzato. Non si riesce a farlo esplodere. E dai, più velocemente. Spara, 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 spara. Nope. Niente. Andata. Ok. Come prima, iniziamo ad avere problemi dopo il round 80. Quindi pistole gemelle. Praticamente raddoppiamo la forza d'attacco. Quindi se eravamo... facciamo un po' fatica adesso. Ne facciamo metà. Secondo me andiamo avanti per un altro bel po' di round. Perfetto. Anche senza potenziamenti adesso. Prima avrei dovuto dargli qualche potenziamento per superare queste cose. Invece, easy peasy, vediamo 4 Zomaigod. Se la cava. No, 4 Zomaigod sono un pleto troppo. Vediamo quindi le frecce esplosive che si dividono per 3. Novanta, 91. Se li sta mangiando proprio. Nessun problema. 96. Stessa problemi alla round 98. Sono un sacco di Zomaigod. Sono un sacco di Zomaigod. Ti do una mano. Spariti. Contro il bed. Vai, massima potenza. Cosa è passato, bisogna quindi pistole triple. Aumentiamo ancora la potenza. Anche senza abilità sto giro.
Oh, niente. Questa? No, vai. La possibilità di recuperare. Adesso sto qua che dovrebbe fare più danni verso i Zomaigod e simili. In ceramica. No, vai. So che se no non ce la fai. DDT. Non si vedono, ma ci sono. Non ce la fa. Comandante del sommergibile. E facciamo anche frecce spinate e ceroventi. Da fare un po' più di danno. Ok. Dai, non perdere così. Dai, dai, sono quasi finiti. Eccellente. No. No. Sono stati troppi. Vediamo. Bad. Anche questi andati bene. Adesso bisogna sempre tenerlo potenziato, perché sennò non ce la si fa. I DDT corrono parecchio. Corrono parecchio. I Zomaigod fanno tanta strada. Dai, recupera. Eccellente. Fanno 37, 38. Tanti DDT, nada. Perdiamo per i DDT, yes. Ma se adesso, piuttosto che ricominciare da zero, visto che siamo già al round 38, se non crash, gioco eccellente. Mettere questo qua. Mettere il reattore qua, se ci sta. Ci sta qua? No. E io lo metto qua. Metto il reattore qui. Questo qua. Lo mettiamo di qua. Vediamo se riusciamo a superare il round 138. Ok, non c'ha la velocità come prima, però. Piano piano. Lì faccio, però. Siamo riusciti a superare il round 138. Eccellente. Andiamo contro il bad. Rinforzato. Ok, anche lui ce l'abbiamo fatta. E quello normale dovrebbe essere più facile. Perfetto. E potrei dirla la strada che è continuata così. Dopo sarà di più difficile vedere effettivamente tutti i danni che hanno fatto ognuno, però. Quanti siamo qua? Ah, qua è già per 10, quindi dobbiamo fare solo il reattore. Che poi ho visto la strada del reattore con la strada qua sotto qua aumenta ulteriormente la potenza del reattore, quindi era la strada migliore. Io suppongo che arriviamo al round 160 dopo probabilmente. Bisogna fare troppi danni ai bad per riuscire a sconfiggerli e quindi passano i DDT perché sono troppo distanti. Io suppongo questo. Te invece che round punti? Ai ai ai! Ai ai ai, 146, sono già riuscito a passare le prime. Male male. Non ci arriviamo al round 160, continuiamo così, ragazzi. Ho deciso di mettere un ingegnere qua così da avere il doppio ultracarica e così che anche riescano a vedere fino. No, non vedono proprio in fondo, no, non serve a niente. Pensavo di avergli messo la strada sopra, invece no, non ci vedono semplicemente. Quindi attaccatevi così. Quindi allora, piuttosto che te che fai danni, allora a sto punto metto un villaggio che non fa niente, mi dai questo e mi ridai entrambi i potenziamenti. Aiaiai, round 153. Il problema sono diventati un po' i DDT. E sparo dei missili proprio, qua, 154. DDT non passano. Andiamo avanti di nuovo veloce. No, troppo lag. Con calma. 3 bad. La vedo bruttissima. Mi sa che non ce la facciamo a sto giro. Qua deve essere. Questo qua hanno appena iniziato a fargli danno. Cioè l'ultimo qua che è ancora full vita. Aia. Ehi ai.
Mi sa che è finita. Round 154, insomma. E round 154, sì. Ho sbagliato di 6 round. E vabbè, no, sotto di tutto sono passati gli zombie. Vabbè, interessante. 35 milioni, 15 milioni e 1 milione, interessante. E vabbè, tutti e tre non mi hanno sorpreso tanto da soli. Qua mi ha fatto ridere per quanto stava velocemente. Sto qua ha fatto parecchi danni, più di quelli che mi aspettavo. Quindi, complimenti, sommergibile energizzante. Però lo 000 è quello che mi ha stupito di più. È andato avanti fino alla round 80 da solo. E anche uno 002 che se l'è cavata molto, molto bene. Anche 003 va a superare anche il round 100 da solo lì. Proprio wow. Ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti.